Allora, buongiorno a tutti, io sono Stefano e assieme ai miei compagni di corso Luca e Alice formiamo il team Tiny Maze che vi presenta il gioco chiamato Farmageddon. Due parole su di noi, siamo un team di studenti dell'Università di Milano che si è conosciuto all'incirca una decina di mesi fa durante il corso di Videogame Design al Politecnico di Milano e finora abbiamo realizzato due giochi, sempre con lo Unity Engine, di quali uno, Couch Raider, che è in figura, è disponibile sul portale di itch.io. Correntemente stiamo anche facendo dei progetti lavorativi per un'azienda locata a Milano, realizzati utilizzando il VR, e stiamo lavorando con la tecnologia dell'HTC Vive e il Leap Motion. Comunque, tornando al nostro gioco, il nostro gioco si chiama Farmageddon e può essere descritto come questa frase che non si traduce bene in italiano, ma che sarebbe Drug Addicts Enter the Gungeon. E in cosa consiste Farmageddon? Allora, in Farmageddon di gruppi di farmacodipendenti si incontrano a fine della giornata lavorativa davanti a una farmacia, vogliono fare degli acquisti del loro farmaco preferito e iniziano a discutere per chi possa entrare nella farmacia e decidono di utilizzare per l'appunto i farmaci per settare la dispura. Quindi questi farmaci possono essere utilizzati sia sotto forma di proiettili e quindi sparati al farmacodipendente avversario, oppure essere assunti e diventare quindi dei power-up. Quindi questo ci ha permesso di creare una meccanica di gameplay abbastanza interessante perché il player in ogni momento si trova di fronte a tre scelte: o utilizzare il farmaco come proiettile, o assumerlo, oppure spararlo al proprio compagno di squadra per dargli un bonus. In questo modo abbiamo cercato di attirare soprattutto l'audience degli hardcore player, cercando di dargli delle meccaniche che li spingano anche a ragionare e a cercare l'aiuto dei propri compagni di squadra. Questo perché facendo un'analisi di mercato, soprattutto considerando tre giochi come Enter the Gungeon, Nuclear Throne o Soul Knight, che sono tutti isometrici ballettelle, abbiamo visto come la componente di gioco di squadra non fosse particolarmente accentuata, cosa che invece beh, in altri giochi di genere leggermente diverso come Team Fortress è presente. Quindi abbiamo trovato una possibile fetta di mercato in cui porre il nostro gioco, cercando di mettere la componente di ballettelle in contemporanea con un aspetto più cooperativo. I nostri punti di forza diventano quindi tre. Essendo il nostro gioco a squadre e quindi comprendente un numero molto elevato di giocatori, siamo sicuri di poterci permettere un pacing molto frenetico e quindi di avere una mappa sempre costantemente piena di proiettili. Grazie alla meccanica dei mix dei vari farmaci che possono essere realizzati sui vari player, siamo sicuri di cercare di motivare e incentivare tutti quei team dove il gioco di squadra è particolarmente accentuato e puntiamo anche ad avere uno humor abbastanza demenziale, che però si è collegato alla meccanica fondamentale del gioco, che è quella del mix, e da questo il tema dei farmaci. Ora, essendo il nostro gioco realizzato all'interno di un'arena, questo ci permette di avere una possibilità di espansione del gioco molto facile, andando ad aggiungere delle classi successivamente dopo il rilascio, o anche delle nuove mappe. Ed essendo i match molto veloci, il replay value ci risulta molto alto. Ora, per quanto riguarda lo status attuale, abbiamo prodotto un prototipo e siamo nella prima fase della Vertical Slice. Abbiamo calcolato un budget intorno ai 683.000 euro e contiamo di produrre il gioco sul mercato all'incirca 2 anni partendo dallo stato attuale. Le richieste che avremmo bisogno, beh, sarebbe che ci vengano coperte le spese del budget di sviluppo, tutta la parte del marketing e per quanto riguarda la suddivisione dei guadagni finali potremo metterci d'accordo. Quindi, ricapitolando, è un gioco molto frenetico che cerca di attirare tutti gli hardcore player. Abbiamo cercato di mantenere uno humor molto semplice e divertente. Il nostro prezzo è intorno comunque ai 683.000. Abbiamo cercato, preventivando un periodo di vita di 3 anni, di stare più ristretti possibile e contiamo di rilasciare il gioco per maggio del 2018. Questi sono i componenti del team e i nostri contatti e visto che avanza ancora 1 minuto, vi lascio 1 minuto di trailer del nostro gioco.
con questo abbiamo finito e vi ringraziamo per l'attenzione.